Benedetto Imperillis per il decimo anniversario della tragedia che ci fu il 6 aprile del 2009 all'Aquila e ovviamente nei paesi nei dintorni. Questo per l'appunto è uno dei borghi che ha avuto maggiori disastri ed è stato lasciato ancora in questo stato senza aiuti. Però c'è chi del posto ha cercato e sta cercando di investire per rinascere dalle macerie. Centro storico e come potete vedere si alternano case ricostruite a case ferme a quel tempo, con anche segni del ritorno che era una volta. Speranza che si possa tornare alle cose semplici di tutti i giorni, come ad esempio bere da questa fontanella. Centro storico, qui accanto alla chiesa, è purtroppo ancora inagibile. Come potete vedere, le persone del posto, ovviamente gli abitanti, cercano in ogni modo di recuperare il materiale che è possibile, come ad esempio parte di queste pavimentazioni, si presume, e quindi accantonano il materiale per recuperarlo nelle successive costruzioni. Giù in fondo inizierebbe il centro storico, come vedete, purtroppo a distanza di 10 anni, ancora completamente chiuso. Di Jonathan, il proprietario di questa splendida struttura ricettiva Charm Imperillis. Vogliamo dire qualcosa di questo splendido paesaggio che abbiamo davanti? Certamente. Di quello che si diceva un tempo di quest'area. Sì. Di questo luogo, è un luogo meraviglioso, è definito il cantico della natura, perché siamo immersi proprio nel cuore dell'Abruzzo, abbiamo spazi verdi, abbiamo un'aria, una qualità dell'aria molto molto pulita, tant'è che si narra che i nonni, gli antichi, venivano qui proprio per curarsi, quindi per curare le malattie, curare le malattie respiratorie, quindi trascorrevano dei giorni proprio. E è un'oasi di pace, di tranquillità, pur essendo comunque molto vicini ai centri più importanti. Roma capitale, abbiamo Pescara, abbiamo... e quindi... Quindi anche a livello di inquinamento acustico sicuramente... Assolutamente... ci si riposa. Ci si sveglia con il cinguettio degli uccelli, con la sera ci si addormenta con il gracidare delle rane.